ufficialmente dedicata a San Gregorio Magno Papa e a San Tommaso Apostolo, ma tutti da queste parti la chiamano semplicemente la Chiesa di Lughetto, un edificio che, a dispetto del suo esterno semplice e dimesso, racchiude una storia lunga e affascinante. Ci troviamo qui di fronte alla nostra chiesa, che è stata fatta costruire all'inizio del 1500 da Tommaso Michiel, della famiglia appunto dei Michiel, cosiddetta del ramo del Rio del Vin, che si trova vicino al Ponte degli Scalzi a Venezia. È una famiglia molto importante, di cui ha avuto tre dogi, Vitale I, Domenico e Vitale II. In questo 2013 la Chiesa di Lughetto festeggia il 450° anniversario della sua consacrazione. L'edificio è in ottime condizioni, da poco completamente restaurato. Sono arrivato qui, questa chiesa era messa male, molto male. E dopo c'è stato l'impegno da parte del sovrintendente e delle altre di mettere a posto col comune. E con gli altri ci riusciti a mettere a posto. All'interno si possono ammirare una bella pala d'altare del 600, un crocifisso medievale, lo stemma dei Michiel, riaffiorato da sotto la calce napoleonica. Vediamo sulla sinistra la T di Tommaso e alla destra la M di Michiel.